Marco Boi, una a una a cascata è successo di tutto, è uscita con le ossa rotte, nel senso che la finite in 9, però l'aspetto positivo qual è? Che eravate in inferiorità numerica, sotto di un gol, poteva finire male, invece piano piano l'avete recuperata, poi parità numerica, è venuto fuori anche il gran carattere, oltre al fatto che avete piedi buoni un po' dappertutto. Sì, vabbè, è un buon punto perché comunque fuori casa, a parte la Coppa Italia, è il primo punto che raccogliamo certo. Quest'anno. Poi soprattutto dopo che siamo rimasti in 10 abbiamo preso il gol dello svantaggio, l'abbiamo riacciuffata, dirò di più, a ultimo abbiamo anche rischiato di vincerla. Dai, cercheremo di ripartire da questo punto in trasferta, poi adesso abbiamo il derby d'Ogliastra, diciamo, con l'Anusa in casa e non ci resta che fare 3 punti in casa. Senti Marco, spieghiamo un po' questa partita. 2 espulsioni nei primi 34 minuti, ha innervosito un po'. Tutti voi ci stavano, tu almeno dalla parte tua, che Simone Conto cosa dici? Secondo me assolutamente non c'era quell'espulsione, la partita a mio parere andava gestita un po' meglio perché comunque non è che si sono viste di quelle botte in campo, anzi è stata secondo me innervosita dal direttore di gara perché magari non è riuscita a gestire bene la situazione, perché comunque diciamo che è stato di cartellino rosso troppo facile, troppo. Anche perché poi, ripeto, nella prima mezz'ora 2 fuori, 10 contro 10, ne è andato un po' lo spettacolo perché nel primo quarto d'ora comunque si sono viste 2 belle squadre, il Castella stava palleggiando un attimino meglio ma si vedeva che voi stavate uscendo. Sì, sì, il primo quarto d'ora è stato, comunque c'era molta intensità, sì. Loro ci hanno aggredito bene, però poi vabbè siamo rimasti in 10 e siamo riusciti a uscirne dopo quando hanno subito loro l'espulsione con Sissé. Vabbè, poi comunque un punto a Castiadas, certo. È un buon punto. Ecco, l'hai anticipato, derby con la Musei, non sarà il solo perché poi c'è Coppa Italia anche. Sì, sì, mercoledì prossimo andiamo alla Musei, però pensiamo a quello di campionato che è importante anche quello di Coppa Italia, però domenica dobbiamo... è una bella partita, ecco, dai. Ecco, una bella partita, ritornate in casa credo, giusto? Sì, sì. Ecco, e lì state dando il meglio per ora, poi migliorerete fuori casa sicuramente, però intanto tornate al vostro campo, con i vostri tifosi che anche oggi vi hanno un po' seguito. Sì, no vabbè, il Froloci per noi è un fortino, viene tanta gente a vederci e poi il campo è spettacolare. Abbiamo sempre vinto forse quest'anno, tranne con l'Atletico Cagliari, abbiamo pareggiato. Speriamo... Era anche in 10 loro, no? Se non ricordo male, non sa che... L'Anusei era in 10 domenica, con l'Atletico non mi ricordo. Sì. Comunque, dai, cerchiamo di tenere questa scia positiva in casa. Ecco, vedendo questo inizio, vedendo un po' le squadre, le conosci, oramai vi conoscete un po' tutti, che campionato stai vedendo e che prospettive ha il Tortona? Allora, campionato secondo me è molto tosto, molto equilibrato. Cioè, non c'è una squadra come l'anno scorso, come il Monastir che ha ammazzato il campionato, però comunque c'è la Villa Cidrese, che è una buona squadra, cioè, squadra forte, la Tarros, lo stesso l'Anusei, e poi le altre che devono rimanere su, comunque c'è il Guspini, c'è il Tortoli, speriamo. Ecco, il Tortoli dove? Dove? In che parte? Dobbiamo arrivare più in alto possibile perché la piazza lo merita, cioè, c'è poco da girare. Logicamente non è semplice, perché certo. Ovunque vai è difficile vincere. Certo. Grazie Marco, complimenti, in bocca al lupo. Grazie a voi.